Buongiorno, lo so che è un sacco di tempo che non ci vediamo, mi scuso per questo, ma purtroppo la vita non mi vuole lasciare in pace quest'anno, cioè proprio sono diventata BFF con le sfighe, con la signora sfiga, ecco, quindi ci sono un sacco di cose che stanno succedendo nella mia vita che onestamente preferirei di no. Ma detto ciò, oggi facciamo un video, una nuova rubrica che non ho mai fatto su questo canale e che vorrei mantenere, cercare di essere costante con questa rubrica, ovvero quella dei preferiti del mese. Quindi mi sono ispirata dalla mia amica Daria per capire un po' le categorie che potrei mettere, perché avrei potuto mettere 50.000 categorie, ma ho capito che dovrei darmi una calmata. Quindi iniziamo questo video. Ma prima di tutto, se siete nuovi qui, ciao, io sono Doina, se invece siete qui da sempre, bentornati di nuovo e trovate in descrizione tutti i miei link agli altri social come Instagram, TikTok, gli altri link come il mio shop Etsy e ho anche il codice con la Wild Refill se vi interessa provare i loro prodotti che sono meravigliosi. Detto ciò, possiamo iniziare questo video. La categoria di cui parleremo oggi sono i film. Io sono una persona che ama il cinema, guarda un sacco di film e faccio un sacco di rewatch, cioè io ho tantissimi film che rivedo ogni anno perché sono nel mio cuore, quindi sì. Però metterò in questa lista solo i film nuovi che ho visto. Primo è Challengers, pazzesco, l'ho visto due volte perché mi era piaciuto veramente tanto. E io non sono una grande fan dei film di Luca Guadagnino, invece questo qui mi ha fatto veramente impazzire, cast stupendo, poi vabbè c'è Zendaya. Poi il secondo film invece è A Quiet Place Day One, che è il prequel di A Quiet Place. Se per caso non l'avete visto e se siete fan degli horror, eccetera, guardatelo, è un film meraviglioso, soprattutto il primo, ma anche questo prequel mi è piaciuto molto. Oltretutto in questo prequel sapevano cosa stavano facendo, hanno messo un gatto. Se sapete il concept del film, hai l'ansia per il gatto tutto il tempo e quel gatto si chiama Frodo. Quindi decisamente ha toccato nel profondo, però film veramente bello, molto molto bello. A me il secondo per esempio non era piaciuto molto, però mi piace molto in generale il concept del film, sono una persona che adora gli horror, soprattutto quando sono molto. E niente, quindi questi sono i miei due preferiti del mio. Serie TV. Allora, io non ho iniziato nuove serie TV, cioè a giugno ovviamente tutto il mondo ha guardato Bridgerton, io inclusa. E devo dire, la prima parte della serie mi è piaciuta molto, la seconda parte invece mi è piaciuta meno, devo dire. C'è stato un hype che non è durato bene, ma comunque mi è piaciuto molto. Però diciamo che le mie serie preferite del mese sono più che altro rewatch, perché mi sono fatta rewatch di Sex and the City, che non vedevo da un sacco di tempo. Credo che l'ultima volta che l'ho visto è stato tipo, boh, forse 10 anni fa. E il rewatch di Gossip Girl, perché l'hanno rimesso su Netflix. L'hanno rimesso su Netflix Canada, quindi finalmente posso guardarmelo con calma. Quindi le mie serie preferite del mese sono purtroppo dei rewatch, perché appunto non ho iniziato niente di nuovo, perché io sono una persona che va a periodi, nel senso che ci sono dei periodi brutti della vita in cui ho bisogno di riguardare le mie serie preferite per andare avanti con la mia vita al meglio. Terza categoria, libri. Ovviamente, come ben sapete, io sono una dottoranda in letteratura, quindi leggo veramente tanti libri e in questo momento sono letteralmente arrivata a tipo 77 libri letti finora, perché leggo veramente tanto. In questo momento sto iniziando la mia ricerca, quindi leggo veramente tanto. Però vi parlerò di libri che onestamente non c'entrano con la mia tesi per il semplice fatto che a giugno non ho letto tanto ri a riguardo, però ho letto altre cose perché non ero in a good mental space per leggere cose serie o comunque cose su cui dovevo essere veramente tanto concentrata proprio perché era per la mia ricerca. Quindi vi parlerò di tre libri. Uno che siamo sorpresi. Sto leggendo con il mio club del libro Il Signore degli Anelli, che è un libro che ci siamo dati come obiettivo di finirlo entro la fine dell'estate. Se siete per caso interessati al club del libro, comunque nei link in descrizione trovate tutti i miei link, appunto, dove potete trovare anche il link al gruppo Telegram. E stiamo leggendo Il Signore degli Anelli, quindi a giugno mi sono data questo, lo sta leggendo anche lui, e lui ovviamente, siccome sta leggendo solo quello, è molto più avanti rispetto a me, quindi se la mena tantissimo. Però questo è l'obiettivo dell'estate. Non ho letto tantissimo, credo di essere arrivata tipo a pagina 200, però comunque entro fine dell'estate so che lo finirò. Io Il Signore degli Anelli
degli Anelli non l'ho letto tantissime volte, ho letto di più L'Hobbit rispetto al Signore degli Anelli perché è ovviamente anche più corto, quindi questa è tipo la terza volta che lo leggo, quindi sono molto contenta di rileggerlo perché è più bello di quanto me lo ricordassi. Secondo libro è La mia famiglia ed altri animali, che ho letto 20 anni fa. Okay, questo libro l'ho letto quando ero alle medie, è stata una delle letture per l'estate perché ai miei tempi, per l'estate la prof di italiano ci dava una lista di libri, ci diceva scegliete dei libri da leggere durante l'estate così che insomma fate qualcosa, ecco. Io ovviamente da accanita della lettura ero sempre felice di queste cose, non tutti lo erano e vabbè ci sta. E quindi sono andata un giorno in un negozio dell'usato e ho trovato questo libro e ho detto, oh mio Dio, questo libro e niente. Quindi mi è tornato alla mente il bel periodo della mia vita in cui la vita non faceva schifo ed era tutto molto bello, in cui non avevo responsabilità da adulto, quindi ho detto devo rileggere. Poi ho scoperto che è una trilogia, quindi mi sono comprata anche gli altri due. Ovviamente questo libro, leggerlo da vegana, non è proprio pazzesco, però è uno di quei libri che giustamente, avendolo letto nell'infanzia, ti rimane un po' col ricordo dell'infanzia, quindi non puoi non... Non puoi tipo non averlo nel cuore lo stesso, ecco. Però è comunque un bellissimo libro. Cioè, se tolgo la parte tipo super specista, è un bellissimo libro. Soprattutto se andate al mare e fate le vacanze da qualche parte, secondo me è perfetto. E terzo libro, so già che questo libro mi farà soffrire come non so cosa, ma è una trilogia e ho letto il primo a giugno, sto leggendo il secondo in questo momento, The Puppy War, è di Rebecca Kuang. E se il suo nome vi dice qualcosa, perché probabilmente conoscete Babel oppure Yellow Face, che sono più famose rispetto a The Puppy War, ma posso dirlo, questo libro è molto più bello, oltretutto questo è stato il suo primo libro pubblicato. Dovete capire che io ho avuto un po' di beef con lei per colpa di Babel, e volevo parlarne qui su YouTube, poi non ho avuto più tempo, però diciamo che ho fatto pace con lei perché ho lavorato su Babel, come mio lavoro, finale per la seconda magistrale. Quindi diciamo che abbiamo fatto un po' di pace, però comunque rimane che non ho apprezzato molte delle cose, però questo qua mi sta piacendo veramente veramente tanto, sto leggendo il secondo, secondo me il secondo è ancora più bello, però comunque al primo io ho dato 5 stelline, quindi ok, è molto violento, se per caso siete sensibili cercatevi trigger warning perché comunque ce ne sono parecchie, è un libro molto molto violento, non ci sono storielle d'amore. È un fantasy veramente stupendo, semplicemente veramente molto crudo e sì, pesante, devo dire pesante, però onestamente mi sta piacendo veramente veramente tanto e so che questa trilogia mi rimarrà nel cuore, lo so già. Musica. Allora, io il mese di giugno non ho ascoltato tantissimo Spotify. L'ho ascoltato per ascoltare libri e podcast, ma non ho ascoltato tanta musica. E poi vabbè, dovete capire che io sono una persona che ha una playlist che è tipo una playlist di cose a caso, letteralmente quella playlist racchiude tutti i miei periodi della vita, quindi ci sono canzoni random che non c'entrano niente l'uno con l'altro, ma sono canzoni che mi piacciono, e poi c'è la mia playlist del K-pop, perché io ascolto principalmente K-pop, però l'altro giorno sono andata a fare Pilates e a fine Pilates abbiamo fatto tipo quei 5 minuti di rilassamento, eccetera, quindi durante tutto l'allenamento avevamo la musica. Quindi alla fine l'insegnante ha messo una canzone un po' più tranquilla e praticamente ha messo la canzone Hold My Hand di Sean Paul, che è una canzone che mi ha dedicato il mio ex. Questa cosa mi ha fatto straridere, cioè quando la canzone è partita tipo mi sono scoppiata a ridere letteralmente. Questo è trauma speaking, però devo dire che quella canzone era veramente bella e non me la ricordavo e io adoro Sean Paul. E non sono ironica quando dico che adoro le sue canzoni, pazzesco lui, cioè adoro tutte le sue canzoni, infatti andrò al suo concerto a fine agosto. Don't judge me, pazzesco. Prossima categoria, un'attività bella del mese. Ho deciso di fare questa categoria giusto per anche normalizzare magari attività più o meno pazzesche o non pazzesche. Questa di giugno è pazzesca. Ed è stata andare a vedere le balene. Ok, io da quando vivo in Canada che sogno di andare in quella parte del Quebec che è molto al nord, sono circa 6 ore di macchina per vedere le balene e non sempre giustamente hai la fortuna di poterle vedere, ma noi siamo stati molto fortunati. Praticamente si va su una barca, quindi stai sulla barca circa 3 ore.
per il mio mal di mare, ok, però è stato molto bello, faceva anche molto freddo, non avevamo calcolato questo, però è stato molto bello, siamo riusciti a vedere quasi tutte le balene che c'erano nella lista, diciamo, della guida, tranne la Blue Whale, che vabbè, lei è preziosa, non si fa vedere mica per i pezzenti di turno. E lì c'era anche un museo, cioè un museo, una specie di centro studi. Cioè, non una specie, era un centro studi dove ci spiegavano un sacco di cose, c'erano le persone che studiavano nel campo, gente che sta lavorando nel campo, è stato veramente molto interessante, però io sono stata troppo felice, ovviamente la balena mica la vedi tutta, però ti dicono più o meno quanto è grande e quanto poco vedi effettivamente della balena che loro escono un pochino, però le codine! E quindi due di loro verso la fine si sono avvicinate tantissimo alla barca. La mia paura più grande è stata: what if fanno tipo puff e fanno volare la barca? Ma ovviamente hanno detto: Doina, hai a che fare con animali intelligenti, mica con gli esseri umani, no? Categoria prodotti beauty. Io non ho mai fatto vedere più di tanto quello che utilizzo, però vi parlo un po' delle gioie dell'ultimo periodo, oppure le cose che utilizzo da un bel po' e che non le ho mai cambiate. Prima di tutto la crema solare di Beauty of Joseon, è semplicemente la crema solare più pazzesca di questo mondo, la utilizzo più che altro per il viso, per il corpo ne compro una un po' più cheap, ma che comunque è buonissima, e sa di cocco, però per il viso questa è veramente la cosa che probabilmente non cambierò mai nella vita e se smetteranno di farla per me è finita. Ok. Seconda cosa, la Wild, siccome io ho il codice affiliato con loro mi mandano i prodotti ogni tanto e a parte vabbè questa case stupenda con le appine, cioè ok, perfetto, mi hanno mandato la ricarica alla fragola, raga. Per chi mi conosce da tanto tempo, mi segue su Instagram da tipo almeno 4 anni, sapete che nel 2021, credo, loro hanno fatto una ricarica, perché appunto la Wild funziona con le ricariche, voi avete solo la case e poi una volta che finisce il deodorante ricaricate alla fragola. E quello mi era piaciuto tantissimo, però poi l'hanno fatto in edizione limitata, credo, oppure l'hanno fatto e poi non l'hanno più riportato. E io ho sofferto molto perché quello è stato decisamente il deodorante più buono della mia vita. E quest'estate hanno deciso di rifarlo, ma tipo Strawberry Daiquiri, che comunque è buonissimo, dura tantissimo. A fine della giornata io comunque profumo di fragola. Però in edizione limitata sempre, però mi hanno inviato una ricarica e quindi sono molto contenta. È stata decisamente la gioia della mia estate e non sto scherzando. Oltretutto la Wild ha iniziato a fare anche il burro cacao con le ricariche e mi hanno mandato il burro cacao con questo è vanille e cocco, se non mi sbaglio, ed è bellissimo perché adoro il concept, cioè alla fine il burro cacao sono quelle cose che abbiamo sempre e che secondo me finiscono per essere sprecati un sacco, quindi comprare semplicemente la ricarica e avere la case, pazzesco. E mi sto trovando molto bene perché è veramente morbidoso, tiene un sacco, fa le labbra super morbide. Io in giro per casa c'ho dei burro cacao che devo finire, questo lo tengo sempre con me dietro, e lo adoro onestamente, l'avrei comprato anche se non avessi il codice con loro, anche se loro non mi mandassero i prodotti perché era da tanto che dicevo. Dovrebbero fare un burro cacao ricaricabile perché sono quelle cose che tutti utilizzano e che secondo me alcune persone ne comprano veramente troppi e finiscono per non utilizzarli mai del tutto. Poi, ultima cosa, sono questi rossetti stupendi di Nabla. Non sono una cosa nuova, io li ho comprati qualche mese fa. Praticamente l'estate scorsa, quando sono tornata in Italia, ho comprato questi, che sono la versione più gelatinosa. Infatti si chiamano Jelly Beyond. Sì, Jelly Beyond. E sono bellissimi, però hanno fatto la versione matte. E in particolare questo qui, questo colore, non so se si vede, vabbè, scusatemi, c'è un po' zozzo, che si chiama Aphrodite. Aphrodite? Aphrodite. E perché l'ho detto all'inglese? Afrodite. Afrodite, sì. Ma si dice Afrodite in italiano? Vabbè, che è un nude stupendo. È un nude veramente stupendo. Quest'estate, onestamente, sto utilizzando solo questo, oppure dei gloss. Cioè, questo è un po' il mio to go. Prossima categoria è un prodotto che riguarda il mondo vegano. Perché volevo inserire questa categoria che magari riguarderà cibo o semplicemente cose inerenti. Quindi questo mese vi voglio parlare di Planter. Per chi non lo conoscesse, io voglio mettervi in descrizione il video della mia amica Martina, che ha fatto un video pazzeschissimo su Planter, dove spiega benissimo tutte le sue funzionalità. Io ci ho fatto un reel, quindi se andate sul mio profilo Instagram trovate il reel, ma al massimo ve lo metto anche in descrizione se mi ricordo, dove ho parlato di Planter, però secondo me il video di Martina è decisamente mille volte meglio perché ha fatto proprio un video fatto bene, dove ti spiega passo per passo come utilizzare
utilizzarlo. Quindi Planter, se per caso non seguite Cucina Botanica oppure Dottoressa Silvia Goggi, hanno creato Planter, che è un'applicazione appunto che riguarda il mondo vegano, in più particolare l'alimentazione. Grazie a Planter tu ti puoi creare un piano alimentare, quindi ti vengono fuori ricette a seconda di quello che tu vuoi mangiare. Ovviamente tutte le ricette sono vegane, inutile dirlo perché sono... è stato creato da persone vegane, però c'è tipo anche la chat con i nutrizionisti, se per caso hai domande, c'è una lista della spesa, puoi mettere, cioè per esempio io ho messo che non voglio avere ricette con la quinoa, quindi non mi vengono mai fuori ricette con la quinoa, eccetera, eccetera. Quindi si può personalizzare in mille modi e raga, io sono una vegana pigra e l'ho sempre detto, io quando si tratta di cucinare odio tantissimo cucinare, non mi piace cucinare, quindi se c'è una cosa che mi può semplificare la vita, I'm doing that. Quindi potete provarlo per una settimana gratuitamente, poi ovviamente a pagamento, perché comunque onestamente questa app merita di essere pagata perché veramente c'è tanto lavoro dietro. Ed è un'app in continuo aggiornamento, le ricette sono tantissime, sono varie e sai che facendo quelle ricette, seguendo quel piano alimentare, avrai tutti i nutrimenti di cui hai bisogno, cosa che magari da vegani non ci facciamo molto caso, comunque dici vabbè ho mangiato questo, va bene lo stesso, eccetera eccetera. Io per esempio sono una che magari grazie a Planter ho scoperto che non mangiavo abbastanza frutta e verdura, pensavo di mangiarne abbastanza, ma invece no. Poi vi dico, non è una dieta, cioè non è un'applicazione che ti fa stare dieta eccetera. Sì, ci sono le grammature, sì, ci sono le quantità eccetera, però credetemi, non vi sentirete come quando mi sono sentita che sono andata dal nutrizionista e mi ha dato tipo un piano alimentare veramente terribile in cui mi facevo veramente schifo tutto, veramente, cioè le ricette sono stupende. Quindi ci tengo ancora a ringraziare comunque Silvia che mi ha dato l'accesso per un mese, quindi io l'ho provato per un mese gratuitamente, il che mi ha dato anche tempo di provarlo molto di più, di capire come è fatto eccetera, ma vale la pena, infatti io adesso senza non ce la faccio sopravvivere. Poi quando non lo utilizzate potete anche semplicemente disabilitare la ricetta e fine. Se volete cambiare la ricetta si può cambiare, cioè se non vi piace la cosa del giorno potete cambiare, insomma si può fare veramente tantissime cose e secondo me un'app del genere non esiste sul mercato, soprattutto stiamo parlando di un'app che riguarda solo il mondo vegano, quindi onestamente se volete provarla, provatela, vi lascerò magari il link se vi serve, non è un ADV, non sono pagata per dire queste cose, semplicemente l'app mi è piaciuta molto, rispetto molto il lavoro di entrambe le persone che stanno dietro a questa app, o comunque le facce principali, poi sicuramente dietro c'è tanto lavoro di tante altre persone, quindi io ve lo consiglio molto, soprattutto se siete persone che odiate cucinare, che non sapete mai cosa mangiare o che semplicemente volete mangiare più vegetale e non sapete da dove iniziare. Ultima categoria, ma non meno importante, è quella del vestito del mese. Ovviamente questo riguarderà o un vestito che semplicemente nell'ultimo periodo ho messo e ho usato tantissimo, che mi è piaciuto bla bla bla, o riguarderà un acquisto. Ovviamente non voglio tipo dire che ogni mese comprerò qualcosa, perché non è questa la mia intenzione, ecco perché dico vestito del mese, ovvero o è qualcosa di che ho comprato nuovo tra mille virgolette, perché sapete che io compro solo usato, oppure un vestito che semplicemente ho utilizzato tantissimo nell'ultimo mese. E finisco il make up e vi farò vedere il vestito del mese. Per concludere il video, ecco il vestito del mese, non so se si vede. Non so se avete presente il brand Selkie, ecco questo è un Selkie che non è un brand vintage, è un brand che semplicemente costa tantissimo, e però l'ho comprato second hand, ho comprato ben 3 vestiti Selkie second hand perché sono riuscita a trovare dei deal pazzeschi, perché penso che questo genere di vestita esprima appieno la mia voglia di essere una principessa, e questo qua lo adoro in particolare perché sembra veramente un quadro. Mi piace molto il dietro, anche se io non ho una schiena bellissima, è veramente bellino. Quindi, detto ciò, con quest'ultima rivelazione dei preferiti, chiudiamo il video qua, ci vediamo la prossima volta, spero di non mancare per un altro mese, ma prometto che tornerò, e niente, fatemi sapere invece i vostri preferiti del mese, se avete scoperto nuove cose, se avete letto nuovi libri che vi sono piaciuti, nuovi film, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!